Settembre, mese ideale sui laghi. Finita la ridda delle trasferte estive, del mare trasformato in un pentolone da lesso natalizio, della sabbia millimetrata, le vacanze acquistano la loro vera fisionomia. Il settembre è il mese ideale sui laghi. Verbania, sul Lago Maggiore, ha tirato fuori in questo mese il suo asso nella manica. Ci ha lasciato sfogare nella ipnosi delle ferie di massa tutti insieme, gomito a gomito, per proporci alla fine qualche cosa di nuovo e di inedito. Il settembre a Verbania, come mostrano chiaramente le nostre immagini, non è affatto un mese di chiusura. È anzi il mese in cui saggiamente si sono puntate tutte le carte, organizzando manifestazioni, curate dal dottor Livio Zacchera, presidente dell'azienda di soggiorno, che nulla hanno da invidiare a quelle delle più note località marine. Noi italiani non siamo abituati al silenzio, diciamolo pure, e allora Verbania si è data da fare. Ha organizzato concorsi fioriti, spettacoli pirotecnici, spettacoli di gruppi folcloristici, gare di sci d'acqua, di tennis e di regate veliche. La quiete del lago non ne è turbata. Finite le smanie per la villeggiatura che oggi deve essere lontana, faticosa e costosa, Verbania dice una sua parola gentile, quasi per farci riflettere. Bisogna però scoprirla, ascoltare la sua voce, che non si fa mai troppo grossa. Una voce che è ancora rimasta felicemente così, come queste nostre immagini vi hanno mostrato.